La nuova vita dell'area dell'ex caserma Prandina sta iniziando a prendere forma. Due mesi dalla permuta che ha sancito il definitivo passaggio dell'area nelle mani del comune di Padova, ci sarà un test di prova per le attività culturali. Nelle prime due settimane di settembre ci sarà un evento teatrale, quattro spettacoli organizzati da Lega Ambiente in uno spazio incastrato tra il parcheggio e il parco Cavalleggeri, un'area fino adesso inutilizzata. Un'altra parte di area della Prandina, anche questo come avevamo promesso, servirà per iniziare ad allargare il palco attraverso degli eventi culturali che verranno realizzati nelle prime due settimane di settembre. È una prima tappa provvisoria, ancora sono delle strutture che non saranno definitive. Un primo step per valorizzare un'area della città rimasta a lungo tempo abbandonata e che oltre al parcheggio su cui si concentra l'attenzione dei commercianti può fornire luoghi importanti per potenziare il verde e gli spazi culturali cittadini. Queste ultime settimane, anche se in estate, sono servite per lavorare, come dicevamo, iniziare ad allargare il parco. Confermiamo anche quanto abbiamo detto, che le auto, che oggi lo spazio delle auto rimarrà nei prossimi mesi come l'attuale, con la novità del pagamento che ci sarà nei prossimi mesi.